salvare le anime, pregando sempre. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Oggi Padre Pio ci invita a pregare per la salvezza, la conversione dei nostri fratelli. E non di rado noi viviamo accanto a persone che vivono lontani dalla fede, che diciamo talvolta nell'errore, talvolta nel peccato, in situazioni obiettive di peccato. Molto spesso sono i nostri parenti, magari i figli che non seguono le direttive, gli insegnamenti, l'educazione che hanno ricevuto in famiglia e che giunti a una determinata età se ne allontanano, rifiutano la fede. Dei figli oggi è molto frequente che magari fanno delle scelte di vita che noi non possiamo cristianamente condividere. Ecco, situazioni che ci angustiano e nel vedere che persone che a noi sono particolarmente care vivono nell'errore, nel peccato, rifiutano talvolta anche un buon consiglio, una parola di illuminazione e vogliono quasi perseverare nella via del male. Cosa possiamo fare quando ci troviamo di fronte a queste situazioni più grandi di noi? Non possiamo costringere gli altri, nemmeno i figli, soprattutto quando diventano maggiorenni. E quindi cosa fare dinanzi a queste situazioni? Padre Pio dice salvare le anime pregando sempre. Padre Pio ci ricorda l'efficacia della preghiera. Noi certamente non possiamo, per quanto vorremmo farlo, entrare nel cuore, nella mente delle persone, raddrizzare la volontà, cambiare i sentimenti. È qualcosa che non è alla nostra portata, non è nelle nostre capacità, perché siamo limitati. E poi dobbiamo confidare nel Signore. Il Signore è onnipotente, Lui potrebbe con uno sguardo, con una parola, con un gesto cambiare le nostre abitudini o le situazioni di peccato. Tuttavia il Signore tollera, il Signore rispetta la libertà dei Suoi figli, il Signore non affretta, il Signore attende. Sa attendere il momento giusto, non ha quella fretta che noi abbiamo. E allora noi dobbiamo ricorrere alla preghiera, la preghiera fiduciosa, per quel figlio, per quella figlia, per quel parente, per quell'amico, per quel vicino, per quella persona che ci sta cara ma sta vivendo nel male, nel peccato e che non vuole ravvedersi. Cosa possiamo fare se non pregare? Con abbandono, con fiducia, offrire e unire alla preghiera ovviamente anche qualche piccolo sacrificio offerto con amore al Signore perché quella persona possa essere illuminata, perché la luce di Dio possa penetrare nel cuore, nella mente di quella persona e possa magari ritrovare la via del perdono, della misericordia e della salvezza. Preghiamo con fiducia e l'esortazione che Padre Pio oggi ci rivolge. Abbiamo il desiderio di salvare le anime anche attraverso la preghiera costante e perseverante. Sia lodato Gesù Cristo.